di mobilità e di lentezza della realizzazione delle grandi opere legate ai trasporti, oggi nella prima giornata di Mobility Conference a Milano, presenti tra gli altri il ministro Graziano Del Rio e il governatore lombardo Roberto Maroni. Avanzando a un ritmo troppo lento, importantissime le infrastrutture che abbiamo oggi dimostrato che, per esempio, buone infrastrutture fanno risparmiare 6 milioni di emissioni di CO2 in quest'area. Quindi dobbiamo farle per facilitare la vita del cittadino, delle merci, delle imprese e anche della gente. Siamo in ritardo, però mi sembra che il governo stia seguendo l'idea di avere delle priorità. Quindi meno opere, però più priorità e poi quelle finirle veramente. Quindi questo è il lavoro su cui mi sembra che si cominci a convergere. Un esempio tipico è la Brebemi. La Brebemi l'abbiamo realizzata, mancano 13 chilometri, non sono neanche un investimento importante, va finita. La Pedemontana è un'altra iniziativa importante, il collegamento pensa all'alta velocità, perché per poter avere un aeroporto internazionale che si sviluppa deve essere collegato e catturare un'area molto più vasta. Attivato in maniera molto decisa per i corridoi europei. Abbiamo quattro corridoi, abbiamo investito notevoli risorse. Gli ultimi aggiornamenti del contratto di programma con Rete Ferroviaria mettono ulteriori risorse a disposizione del corridoio che collegherà Genova con la Svizzera, il porto di Genova, le merci che da lì arrivano con la Svizzera e la Germania meridionale. La Torino-Lione va avanti il valico del Brennero, che ha ricevuto importanti finanziamenti proprio grazie alla qualità del progetto, e quindi stiamo lavorando molto su sulla connessione tra le coste e appunto l'Europa e sui europei. L'Italia prossime settimane ci vedremo per prendere decisioni importanti. Questo dossier vede interventi, quelli di carattere viabilistico, le infrastrutture, prolungamento e completamento della Pedemontana per esempio, quelle ferroviarie, il collegamento di Malpensa a Malpensa dell'alta velocità Milano-Torino per esempio, la navigabilità del Po, che è un fattore importante di sviluppo, e poi le piste ciclabili. Questi sono i quattro assi su cui Regione Lombardia ha delle proposte concrete, delle richieste concrete al governo. La crescita economica del paese c'è, ma è sempre